l'esame di maturità, cioè, penso di averlo omesso dalla mia vita, perché a scuola non ero proprio una cima, ma perché volevo fare l'attore, quindi già studiavo recitazione, e la scuola per me era un devo andarci, devo avere la sufficienza, un 7, e quindi mi andava bene così. Diciamo che il mio esame è stato praticamente tutto improvvisato, perché ho recitato la tesi, che era una tesi sul cinema e sul fascismo, ed è stato molto divertente per quel lato, perché è stata proprio una delle prime prove in cui mi sono messo alla prova. Cioè, nel senso, ho dovuto fare un qualcosa che sicuramente non era un qualcosa che combaciava con la mia vita, ovvero ripetere le cose da studiare, come le materie. Il consiglio che posso darvi è affrontatelo con tranquillità, perché questo è uno dei primi esami della vostra vita, che stanno alla, perché la vostra vita è la vita difficilissima, vi mette sempre davanti un sacco di esami, ma affrontarli è sempre una sfida, e quindi vi crea adrenalina e vi gasa un botto.